Presidente per gli affari di giustizia di Unicredit Credit Management Bank. L'occasione ci fa molto piacere perché suggella un lungo periodo, circa un anno di lavoro avviato dalla banca con la Corte d'Appello e altre partner istituzionali per la diffusione del processo telematico, e viene ad un anno di distanza da un importante convegno sempre in questa prestigiosa sede al quale ha partecipato anche il Ministro Orlando. Quello che abbiamo voluto fare, il sito esisteva allora ma era la vetrina del convegno, lo abbiamo, come dire, è continuata questa collaborazione, voluto trasformare in un sito utile per cittadini, imprese, professionisti, magistrati, sul versante della giustizia telematica e dell'amministrazione digitale. Sono due grandi, mi passi il termine, autostrade che devono muoversi in sinergia e consentire, facilitare l'accesso dei cittadini a questa messe di informazioni e strumenti operativi, in una logica anche comunitaria, perché c'è un'apposita sezione che riguarda l'e-justice, in cui si accede a una serie di link utilissimi per tutti questi soggetti al portale dell'Unione Europea. A dire la verità, Salerno è la culla di tutte le iniziative legate alla digitalizzazione della giustizia, perché pochi sanno che la prima attività concreta nella digitalizzazione della giustizia che si è realizzata grazie ai pagamenti telematici ebbe proprio inizio qui a Salerno dopo un convegno a seguito di un contatto che fu preso da parte del Ministero della Giustizia con me per tentare di portare avanti un progetto che languiva da tempo e che riguardava i pagamenti degli F24 in via digitale. Questo accadde qualche anno fa, qui a Salerno, e neanche a farla apposta Salerno ha dimostrato, particolarmente la struttura giudiziaria di Salerno, ha dimostrato una grande sensibilità su questo argomento, portando avanti questa iniziativa che oggi viene conclamata attraverso il sito e tutte le attività connesse alla gestione digitale della giustizia. Questo è per noi è stato un grande piacere collaborare con la magistratura di Salerno su questa iniziativa, è un grande piacere portare avanti dei progetti che sono immediatamente concreti e avvantaggiano enormemente prima di tutto gli utenti della giustizia oltre che la magistratura stessa, e quindi ben volentieri noi cercheremo di continuare a collaborare. Cosa, ripeto, sottolineo il fatto che sia nata a Salerno la prima iniziativa concreta sui pagamenti digitali dimostra la grande sensibilità del foro di Salerno e dei suoi magistrati nel portare avanti i miglioramenti di cui questa giustizia italiana ha grande, grande bisogno. Allora, questa mattina presentiamo alla stampa il sito internet Stato Digitale Giustizia e Pubblica Amministrazione. Il sito viene fuori non dal nulla, è stato preceduto da un'attività, diciamo, che è proseguita, che prosegue da diverso tempo, da un anno e mezzo quantomeno, di collaborazione della Corte d'Appello con Unicredit Management Bank e i partners tecnologici per la formazione e la preparazione del processo civile telematico. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, abbiamo raggiunto dei risultati, il processo civile telematico è partito a Salerno, molte difficoltà sono state incontrate, altre difficoltà ci sono tuttora. Il sito si prefigura e vuole raggiungere, è finalizzato a creare una rete tra gli operatori giudiziari e in genere tutti quelli che hanno necessità, oppure per lavoro o per loro informazione, di contatti con la pubblica amministrazione digitale. Siamo nell'ambito di un grande discorso nazionale che prevede l'informatizzazione dei servizi per il cittadino. Oggi i servizi sono ancora affidati al cartaceo, un domani tutto dovrà essere messo in rete. La giustizia, questa grande malata, diciamo così, con i suoi tempi irragionevoli di durata dei processi,
dovrebbe ricevere un grande beneficio. Già oggi in termini di ore di lavoro noi abbiamo raggiunto dei risultati importanti per l'emissione dei decreti ingiuntivi e per tutto ciò che riguarda la parte delle esecuzioni immobiliari e del fallimento. Altri risultati dovremmo raggiungerli, però ovviamente occorreranno importanti risorse economiche e soprattutto importanti risorse umane. Il sito ha messo già in rete le amministrazioni comunali, le accademie, gli atenei e tutto ciò che si muove, diciamo, a livello di pubblica amministrazione nell'ambito della provincia di Salerno e anche della Campania. Abbiamo avuto delle importanti adesioni come il Comune di Napoli, il Comune di Salerno che è capolinea, capofila di tutto questo, insomma, e altre importanti adesioni da parte di università e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che è importante citarla, perché è un ente che alla dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri agisce sul territorio nazionale per realizzare quello che è l'obiettivo a cui noi vogliamo dare un contributo, la digitalizzazione dei pubblici servizi per rendere i servizi più vicini, più facili, più accessibili ai cittadini. Questo è il senso di questa mattina. Varare quello che è stato, abbiamo già varato l'anno scorso questo sito, fare in modo che questa barca prenda il largo e insomma navighi e contribuisca e dia un contributo a questo obiettivo.